Le dighe sono pedonali, si può accedere camminando o con la bici a mano, con motorini, scooter e affini no. Nella diga si tratta di una questione di sicurezza sia per chi viaggia a bordo del mezzo, sia per chi il tratto lo sta percorrendo a piedi. In alcune dighe l'accesso è vietato anche ai pedoni, con tanto di ordinanze emesse dalle capitanerie di porto competenti. Alla fine, al fanale rosso e alle bilance, qualcuno ci arriva anche a bordo della bici e a bordo dello scooter, anche in piena stagione. Dalla parte dei Murazze accade lo stesso, solo che, a parte la storicità del posto che dovrebbe spingerlo a tutelarlo maggiormente, il selciato è molto più pericoloso. La pietra distre della pavimentazione è consumata, ricade a vallamenti molto irregolare. Il camminamento è stretto e il passaggio di una bici o peggio di uno scooterone fanno sì che i pedoni vengano ristretti al muro. Arrivare alla Cogolera o al Forte in scooter denota una mancanza di rispetto per l'ambiente, per la storicità e quindi l'importanza del posto e per le altre persone che lo frequentano. Il tutto per risparmiare qualche minuto di tempo. Inutile dire mancano i controlli, in primo luogo manca l'educazione. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco.